Sono Michela Cardinali, il direttore dei laboratori di restauro del Centro di Venaria. Il centro si è candidato per il progetto Conserving Canvas della Getty Foundation. Lo ha fatto per raccontare un'esperienza, l'esperienza che ha maturato in un percorso di tesi del corso di laurea in conservazione e restauro dell'Università degli Studi di Torino. Questo lavoro che ha portato attività di studio e di sperimentazione ha riguardato un'opera conservata alla Pinacoteca di Brera, un dipinto su due lati di Giulio Cesare Procaccini. Un dipinto straordinario che non poteva, per i suoi problemi strutturali, essere nuovamente esposto al pubblico. Questa esperienza ci ha detto che potevamo affrontare un'attività formativa ricca di contenuti e di metterli a disposizione della comunità scientifica. The artwork on which the project has been developed is a canvas painted on both sides. The author is Giulio Cesare Procaccini, who was born in Bologna in 1574 and worked in the area around Milan up to 1625. This case study is the only double-sided painting of his artistic production and can be dated between the first and the second decade of the 17th century. The presence of a painted layer on both sides, the conservative issues, and the absence of any documented system used to display the artwork led to consider it a banner. The size and technical characteristics of the artwork contribute to the hypothesis that the artifact was displayed in particular occasions, such as religious ceremonies, rather than being used during processions. L'opera entra a Brera nel 1806. Precedentemente era stata parte di un'importante collezione, la collezione di un nobile pavese, il conte Giacomo Sannazzari. Di quest'opera non è nota la provenienza antica. La collezione del conte Sannazzaro costituì uno dei lasciti più importanti per le collezioni dell'Ospedale Maggiore di Milano. A seguito dell'esigenza di dover estinguere dei debiti fiscali, l'Ospedale Maggiore cedette al demanio la collezione Sannazzaro e è in questa occasione che l'opera viene esposta alla Pinacoteca di Brera. E rimane nelle sale fino al 1841. Dopo il 1841 l'opera viene relegata nei depositi e alla fine degli anni 70 uno dei maggiori studiosi di Giulio Cesare Procaccini, Hugh Brigstocke, addirittura la annovera fra le opere perdute del maestro bolognese. In 2016, the artwork was brought to the laboratories of the CCR to be studied and restored, as it was in a very critical state of conservation. One of the most serious issues is the fragmentation of the painting, given by the presence of more than 170 tears in the original canvas. These issues are caused by technical factors, such as the materials and the function of the artifact, but also by its complex history, including relocations, changes in its intended use, and the succession of restorers who have tried in the past to solve the important structural issues of the banner. Durante il percorso di tesi, il dipinto è stato indagato sotto vari aspetti, a partire da quello storico-artistico, della tecnica esecutiva, indagando poi la storia conservativa e gli interventi precedenti e giungendo a delineare quello che è lo stato conservativo dell'opera, utile a definire gli obiettivi e le metodiche di intervento. L'osservazione del dipinto ha messo in luce una serie di interventi conservativi. Uno risalente sicuramente all'Ottocento e consistente principalmente nel risanamento del supporto tessile mediante realizzazioni di inserti in tela ricavati da altri dipinti e appunto inseriti all'interno dell'opera, ridipinti a ricostituire la raffigurazione pittorica del Procaccini. Grazie alle fotografie conservate presso l'archivio Restauri di Brera, siamo a conoscenza dello stato di fatto dell'opera intorno al 1980. L'opera era conservata priva di telaio in orizzontale e possiamo notare da queste fotografie le numerose lacerazioni del dipinto.
la mancanza di supporto tessile in alcune aree e le numerose deformazioni. Altri documenti d'archivio ci raccontano di un restauro avvenuto tra il 1980 e il 1990 ad opera del restauratore romano Franco Rigamonti. L'aspetto interessante dell'intervento di Rigamonti è che è un intervento estremamente complesso e articolato, che si sviluppa in un periodo, in un momento di grande sperimentazione, quando entrano in gioco molti materiali di sintesi e quindi adesivi di nuova generazione. Rigamonti infatti esegue una foderatura trasparente e tensiona l'opera su un telaio di alluminio a espansione automatica. A pochi anni di distanza il dipinto si trova nuovamente in cattive condizioni, quindi ci domandiamo che cosa non ha funzionato, se si tratta di materiali non idonei, di metodologie operative, oppure l'abbinamento di un tensionamento costante su un tipo di foderatura, forse di tipo elastico. Possiamo dire che ci troviamo di fronte a un caso limite, nel senso che ci troviamo di fronte a problematiche conservative, a tutte le problematiche conservative che si possono riscontrare su dipinti su tela, sviluppate qui in larga scala e considerate anche le dimensioni e il fatto che l'opera è dipinta su due lati. Questo fattore tecnico cambia molti dei presupposti di osservazione, di trattamento e di restauro, quindi di questi manufatti, e quindi abbiamo deciso che era un'ottima cosa da affrontare e coinvolgere una comunità più larga di quella nostra italiana, proprio nell'ambito di questo progetto. Per farlo abbiamo raccolto tanti casi di studio, ad alcuni colleghi abbiamo chiesto di rivedere i loro interventi dopo un tempo lungo e abbiamo collezionato un ottimo parterre di specialisti che possano dare un contributo di conoscenza a questa problematica molto difficile, complicata, ma estremamente interessante. During the first part of the project, we collected case studies of double-sided paintings and banners, which presented similar characteristics to Procaccini's banner in terms of technique and conservation issues. The relevance of the Italian studies in the field led to the idea of presenting these experiences in a webinar entitled Case Studies and Professional Experiences on Double-Sided Paintings as an integrated event connected to the expert meeting. Due to the pandemic, it was necessary to transform the expert meeting into a completely digital event, open to the conservation community at a global level. According to the data collected after the event, more than 1,200 people took part from 54 different countries. These numbers, together with the numerous comments and emails and the high level of chat participation, represent not only curiosity towards the subject, but also an interest in the medium used to interact. During the meeting, the experts involved discussed the topic of tear repair and mechanical properties of double-sided paintings, starting from the case study of Procaccini's banner. Questo è per noi il primo meeting totalmente dedicato a temi tecnici così puntuali ed è stata una vera scommessa, soprattutto in questa forma in chiave digitale, e che abbiamo affrontato con grande entusiasmo e grande impegno. Il numero e la varietà delle nazionalità dei partecipanti in ascolto dimostra che c'è una grande necessità di confronto anche su temi molto particolari e questo un confronto a livello internazionale. Questo ci spinge sicuramente a considerare questo format qualcosa su cui investire nuovamente e speriamo di farlo in un prossimo futuro. After the expert meeting, the next main step of the project was the organization of two workshops dedicated to structural treatments on double-sided paintings, and based in particular on Procaccini's banner. The selection of the six mid-career conservators who took part to the workshops was made through an international call. They had the opportunity to come to our labs to explore the topic of tear repair on double-sided paintings for 2 weeks, during which they also attended seminars by Petra Demuth, Anna Flock, and Matteo Rossidoria. The practical part of the workshop consisted first in a series of tests on mockups to retrace the studies conducted up to that point. After this, the visiting conservators were directly involved in the work on the banner
implementing the methodology developed during the thesis and refined during the course of the project. Mi chiamo Valerio Garofalo, sono un restauratore specializzato nella conservazione dei dipinti su tela e in particolare nel restauro dei supporti tessili. Vivo e lavoro a Bergamo e ho studiato qui al Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Mi sono candidato per partecipare a questo workshop perché credo che solamente affrontando lavori complessi, complicati e difficili si possa crescere professionalmente. E appunto lo standard di Procaccini per il suo stato conservativo e per gli interventi storici che ha subito è un caso particolarmente complicato e complesso. Miss Luz Juanasco, I'm a paintings conservator from Argentina. I was originally trained as a paintings conservator back in Buenos Aires, where I'm from. And then I complemented my initial education by studying at the Courtauld Institute in London. So the reason I decided to apply to this workshop is that I am particularly interested in the structural treatments of canvas paintings, and this work was quite unique in terms of the technique, being a double-sided painting, and also presented a very interesting situation because it's also represents It's like a sample of the conservation history. Sono Alice Tognoni, sono una restauratrice e mi sono formata presso l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma. Attualmente lavoro collaborando con la cooperativa CBC di Roma e in particolare mi occupo insieme al restauratore Matteo Rossi Doria del restauro strutturale per i dipinti su tela. E mi sono iscritta a questo workshop per diversi motivi, sicuramente per un aspetto tecnico, quindi di approfondimento di metodologie di risanamento dei supporti illustrati da restauratori anche di fama internazionale e la possibilità poi di poter lavorare direttamente su un'opera così complessa come questa dello standard di Giulio Cesare Procaccini. My name is Joanna Strombeck, I'm paintings conservator at Strau. I was trained in Poland at the Academy of Fine Arts in Warsaw. I graduated from paintings and polychrome sculpture conservation. My training was supplemented by the internship at the National Gallery of Art in Washington. My aim coming to Venaria was to learn more about how this institute, this team, wanted to solve the problems that they encounter. Every country has a little bit different history, a little bit different background. So therefore also tendency to use maybe different materials and tackle problems in a different manner. And here, knowing that this is a place that is also reaching out to other specialists and so giving great deal to research, that was very interesting for me to see how that works and what are their point of view. Sono Martina Quadrelli, sono una restauratrice e mi sono laureata presso l'Università di Torino in convenzione con il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Il mio ambito di interesse sono i dipinti su tela e tavola. E attualmente lavoro in un laboratorio a Tortona, in Piemonte. Lavorare sullo standard di Giulio Cesare Procaccini è stata un'opportunità unica, in quanto l'opera è un'opera unica nel suo genere e presenta delle particolarità e delle criticità che non si riscontrano e non si vedono tutti i giorni. Mi porto a casa un grande arricchimento nel campo nella formazione, ma anche personalmente, perché ho avuto l'opportunità di lavorare con tanti professionisti e di confrontarmi con il loro stupendo lavoro. My name is Daniela Serrano. I'm an art conservator graduated from the Opificio delle Pietre Dure in Italy, but nowadays I work in Bogota, Colombia, and I restore colonial and contemporary paintings. We'll also like to add that this experience has been really enriching for my professional experience,
because I will be able to apply new techniques that I've learned through this online workshop. What remains of this initiative is extremely positive, mostly because what we build in some way was a community sharing process. So the decisions that were made on the treatment had to take into account all the observation, the notes, and their interest from the community. So this is something quite new that happened, and I think that it can be part of our future to share more and to work more on a clear decision-making process that was particularly difficult in this case. What we're doing through our research and through our restoration projects and with the Venaria, who are leaders in this in Italy, I think we are going back to our paintings and asking them what they need to be healthy and what they need to be conserved. And that is a focus that every museum and every museum director has to keep in the center of their concerns, not as a peripheral concern. For our center, this project represented a very important chance to open and enhance through the dialogue with the professionals who have been with us throughout this journey. But most of all, it has been an occasion of professional training, which is one of the main objectives of the CCR activities.